Buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la voce delle istituzioni. Ho il piacere di ospitare il vice sindaco del comune di Sappada, Valerio Pillerroner, che ringrazio per la disponibilità e con il quale, prima di affrontare gli argomenti che sono tipici delle amministrazioni che sono coinvolte nella visione e anche nel sostegno di Telebelluno, ricordare la figura di Massimiliano Pachner, che è venuto a mancare da poco e che anche nelle ultime elezioni era presente per sostenere la lista che poi ha vinto, una figura che sicuramente mancherà al paese. Sì, Max Pachner, che è mancato da poche settimane, è stata una figura centrale per Sappada. È stato sindaco dal 90 al 95, è stato molte volte in giunta e ancora più volte in consiglio comunale. Io stesso ho iniziato la mia esperienza amministrativa in minoranza con lui come figura centrale dal 95 al 99. È una persona che ha fatto molto per Sappada in termini di opere, ma soprattutto credo che lo si debba ricordare e che verrà ricordato per il contributo che ha dato alla costruzione dell'identità di Sappada come isola etnica. È stato per oltre 15 anni presidente dell'associazione Plodar, l'associazione di Sappada che cura e ha come scopo proprio di divulgare questi aspetti. Quindi un ringraziamento, un ricordo, credo che ci mancherà. Poi riguardo a Pachner, è stato anche uno di quegli amministratori che non volevano la dipartita di Sappada, e a tal proposito volevo segnalare a coloro che si lamentano del fatto che teniamo in considerazione Sappada, che non solo è un territorio che comunque possiamo considerare nell'ambito delle montagne, ma è sempre stato molto vicino al nostro territorio, quindi inviterei a non mandare più queste fastidiose messaggi mail sul perché mettiamo le temperature di Sappada. Mi pare che sulle imprese del tempo ci siano altri argomenti più sensati dei quali parlare. Comunque un saluto a Max Pachner e naturalmente il cordoglio ai familiari. Adesso parliamo delle elezioni, le prime elezioni fuori da Belluno, come sono andate? Beh, la conferma intanto della squadra che si era presentata come uscente. Sì, il sindaco uscente Manuel Pillerhofer è stato confermato con un larghissimo suffragio, probabilmente, anzi sicuramente, perché gli elettori hanno riconosciuto in lui una buona capacità amministrativa e hanno voluto dare un segnale di continuità rispetto all'amministrazione passata. Ha inserito alcune persone nuove, fra cui il sottoscritto, mi ha dato il ruolo di vice sindaco, e con noi in compagine di giunta Silvio Fauner, che darà sicuramente un grosso apporto, vista la sua esperienza per gli eventi, per lo sport. C'è una giovane donna, Stefania Pillerhofer, che ha come campi d'azione il sociale, la scuola, e poi c'è la conferma Andrea Polencic, assessore uscente, che ha la cultura e l'ambiente. Ci sono poi altri consiglieri, c'è Rudy Selenati, già impegnato con il soccorso alpino anche a livello provinciale e regionale, Crater Stefano, che molto giovane, che assieme a Giulia Piller seguirà appunto i giovani, alcuni progetti sociali e alcuni progetti riguardanti l'identità di Sappada. Una macchina amministrativa complessa e che è sempre più difficile governare se non c'è il personale per poterlo fare. È una problematica di tutti. Voi mi diceva che state riuscendo a risolvere un po' la situazione. Sì, è direi il primo obiettivo che ci siamo dati, perché ci siamo resi conto che senza una struttura forte, senza una macchina amministrativa capace di rispondere alle esigenze dei cittadini, non si andava da nessuna parte, anzi si creavano dei disservizi. Quindi ci siamo impegnati moltissimo in questi mesi per cercare di superare quel gap che ha creato e crea ancora i vincoli di bilancio che sono presenti per l'assunzione di personale. Con un impegno già fatto dalla passata amministrazione stiamo adesso facendo i concorsi per l'assunzione di un nuovo tecnico comunale, di un nuovo vigile. Abbiamo risolto il problema del segretario comunale e sono problemi che Sappada ha in Friuli, ma vedo che sono gli stessi che hanno i comuni del Veneto. La situazione in questo non è molto diversa, se non forse per il fatto che in Friuli c'è oggettivamente qualche risorsa in più per anche per le assunzioni. Una curiosità, voi vi siete accorti della differenza di passaggio?
In termini di risorse per il comune come ente locale, sicuramente sì. Tenga conto che io come assessore al bilancio sono entrato e mi sono trovato un avanzo di 600.000 euro, non derivante da incapacità di spesa dell'amministrazione precedente, ma da un gettito straordinario di imposte locali, se non ricordo male, IMU, che la regione Friuli Venezia Giulia trattiene e riversa al comune, cosa che in Veneto purtroppo non succede, ma faccio mia un'indicazione che ha dato lei poco fa, dottor Cecchella, per dire che dobbiamo comunque ancora unire le forze, perché è inutile mandare messaggini, dire che perché prendete l'acqua del centro Cadore per spegnere un incendio a Sappada non ha senso, perché non facciamo fronte comune per cercare di risolvere una volta per tutte il tema della montagna? È un problema che io avevo affrontato oltre 10 anni fa quando ero presidente della comunità montana. Vedo che la situazione non è migliorata, anzi, se possibile, è ancora peggiorata. E se non si troverà una soluzione, andremo incontro a uno spopolamento generale e a una marginalità che mi preoccupa, francamente. Sì, peraltro qualcuno magari se la prende per questa cosa, ma è stata la maturazione di un'intenzione comunque manifestata da tanti altri, quindi non vedo perché bisognerebbe punire anche in questo modo un'amministrazione che è riuscita a fare il passaggio, ma l'intenzione l'hanno avuta tanti altri, quindi se facciamo questo discorso dovremmo escludere da questa trasmissione oppure dalle informazioni tanti altri comuni. Parliamo adesso di uno dei luoghi di maggiore attrattiva, che peraltro si trova proprio all'inizio di Sappada, quando fate la lunga salita dopo la galleria e si comincia ad entrare a Sappada, sulla destra c'è l'orrido di Acqua Tona, che per me è un ricordo dell'infanzia. Mi ci portava mio padre e mi faceva andare fin giù a vedere quest'acqua che faceva questo grande balzo. Non si può più farlo da molto tempo, ma Sì, ormai sono decenni che non si può più scendere, quantomeno non si può più scendere ufficialmente ed in sicurezza. Adesso invece è ormai finanziato e sta per partire la manutenzione straordinaria dell'orrido dell'Acquatona con gli accessi, e confidiamo per la prossima stagione estiva di poterla aprire al pubblico, che potrà scendere in sicurezza. Probabilmente riusciremo anche ad illuminarla per dare una così attrazione anche serale, notturna, a questa bellezza naturale, questa forra che invito tutti quanti a visitare. che se non ricordo poi male, è stata una delle prime dei primi richiami di questo tipo in provincia di Belluno, una Beh, valorizzazione. direi di sì, io ricordo da bambino era aperta, quindi probabilmente già negli anni 70 sicuramente era aperta, ma probabilmente era aperta anche negli anni 60, c'era anche un chioschetto, ed è una zona che d'inverno è adattissima, quella è la zona limitrofe per l'arrampicata su ghiaccio. Allora, visto che parliamo di attrattive di Sapada, che ne ha tantissime, per me è uno dei posti più belli che abbiamo in provincia, continuo a usare questa definizione territoriale. Com'è andata la stagione? Ma direi che la stagione estiva è andata bene, ci ha aiutato anche il tempo, che tutto sommato è stato molto favorevole. Probabilmente non è andata benissimo come 2 anni fa, ma venivamo dall'esperienza del Giro d'Italia che ha poi trainato tutta la stagione, però direi che gli operatori sono soddisfatti, soprattutto perché la stagione ha avuto una coda molto lunga fino a fine settembre. È un comune caratterizzato da molte attività ricettive, però c'è un nuovo turismo che si fa avanti ed è quello che vuole essere meno impegnato con grandi strutture. Avete Hanno un. aperto nel corso dell'ultima estate diversi bed and breakfast, anche di gran qualità, almeno 4-5 contemporaneamente, beneficiando, a quanto mi risulta, di contributi del GAL Alto Bellunese, che mi sento anche a nome di tutta l'amministrazione di ringraziare per le sovvenzioni che ha dato a questi privati, ma anche perché ha permesso al Comune di Sappada di realizzare la nuova struttura polivalente dove è stata spostata la biblioteca, dove è stato creato uno spazio ludico, con appunto un contributo, un impegno importante. Questo consentirà anche di liberare spazi per
in comune nell'edificio del municipio dove potranno essere collocati uffici o altre attività. La biblioteca si trova nel, diciamo, il centro di questo lungo percorso che si può fare per poi raggiungere Cima Sappada, e da lì parte un percorso che state organizzando, che è il Parco sul Piave. Sì, è un progetto che vogliamo realizzare nel corso dell'anno prossimo, che si compone di varie fasi. Una prima interessa il Parco Daini, che è proprio in quella zona, che va migliorato, potenziato e reso più accessibile, magari anche con l'introduzione di altri animali, penso animali da cortile, non animali selvatici. A scendere poi troveremo probabilmente un nuovo maneggio, che è sempre un'attività richiesta, soprattutto nei mesi estivi, e poi da lì, andando verso Cima Sappada, il Parco del Piave vero e proprio, con delle attrazioni, dei giochi, penso a quei giochi di grandi dimensioni per bambini. È un'area, dottor Cecchella, dove abbiamo notato che d'estate c'è un passeggio incredibile ed è molto molto apprezzata. Noi già da anni è chiusa al traffico e proprio la gente ci va volentieri e passeggia da una parte all'altra del paese. Tenga conto che questa zona pedonale che abbiamo creato, assieme all'altra che è lungo Sappada Vecchia, sono diventate delle caratterizzazioni, delle attrattive per Sappada. Addirittura la passeggiata lungo Sappada Vecchia, sempre per parlare di provincia di Belluno e di Sappada ancora in provincia di Belluno, è fra i 10 posti che TripAdvisor indica fra i più visitati, più belli della provincia, nonostante debba competere con attrazioni come le Tre Cime di Lavaredo, come il Lago di Misurina, come Marmolada e altre del genere. E anche questa pensiamo di potenziarla realizzando lo stesso intervento di riqualificazione che abbiamo fatto lungo Sappada Vecchia, anche a Cima Sappada. Ecco, Sappada si contraddistingue per queste borgate che poi hanno dei nomi che sono i cognomi della gente del posto in molti spesso, casi. Sì. Spesso. Parte alta, parte più o meno dalla chiesa o ancora più sopra? No, dove c'è la vecchia casa, il museo? Allora, questa zona di Sappada Vecchia parte proprio da dove abbiamo spostato la biblioteca, dall'altra parte del rio Milbach, e da lì prosegue, arriva dove sono le scuole, corre lungo appunto le borgate di Sappada Vecchia, Milbach, Ottern, Offe, arriva a Prun, poi arriva dalla zona di Sappada 2000, fino ad arrivare a Begar, dove si interrompe. La strada peraltro prosegue fino a Ecche e poi Puiche, dove la borgata, diciamo, ancora più caratteristica. Questo tipo di intervento andrebbe fatto sicuramente anche a Cima Sappada, che si presta in modo straordinario, ma anche in altre zone come la borgata Pil e la borgata Granvilla Vecchia, che hanno una parte rinnovata a seguito degli incendi, un'altra parte è rimasta invece storica. Da visto che abbiamo parlato di Cima Sappada, Pacner era proprio di Cima Sappada, sono stato a fare un'escursione in montagna, peraltro segnare il Monte Avanza è uno dei giri più carini da fare, poco conosciuto. Io ho visto che ci sono tanti bed and breakfast, è forse una delle zone che hanno prima compreso, peraltro bellissimi. Sì, a Cima Sappada ce n'è almeno tre, anzi quattro ormai, molto qualificati, molto belli. Ce n'è altri lungo tutto il paese, probabilmente raccolgono questa richiesta di turismo non impattante, rispettoso della storia, soprattutto a Cima Sappada. Tre bed and breakfast sono stati realizzati in fabbricati storici, rustici, e il recupero è stato, direi, assolutamente rispettoso dell'architettura preesistente. E Vaia ha colpito da voi? Ha colpito molto, tutta la zona del Digola è stata rasa a suolo. Col Digola siamo nella parte di fronte verso Vigo Santo Stefano. Sì, esatto. Abbiamo la fortuna, c'è la Forcella. Sì, abbiamo la fortuna che il disastro non è visibile dal paese. C'è stato un impegno straordinario da parte del comune, dell'ufficio tecnico, per riuscire ad appaltare tutti quanti gli esboschi, gli allestimenti. Siamo a un buon punto, se il tempo tenesse ancora un mesetto non dico che riusciremo a completare già tutto quanto l'allestimento, però insomma ci saremo vicini e poi la natura rifarà il suo corso. La zona colpita è quella delle terze? Essenzialmente sì. Okay. Essenzialmente sì, ce n'è altre in tutto il paese, però con volumi decisamente più ridotti.
lì invece proprio raso al suolo tutto. Visto che parliamo di ambiente, voi avevate manifestato già a suo tempo queste problematiche legate ai molti vincoli, ci sono le ZPS, le zone SIC, insomma diciamo che non mancano i vincoli in montagna, ne hanno aggiunte delle altre. Sì, se lei si riferisce alla questione che ha interessato il vicino Comelico Auronzo, sì, Sappada era già interessata dal vincolo ambientale assieme a Cortina, quindi per noi non sarebbe stata una cosa nuova. Condivido appieno la battaglia che stanno conducendo i comuni vicini del Comelico, il comune di Auronzo, che se non sbaglio hanno proposto anche delle osservazioni e dei ricorsi per vedersi tolto questo vincolo. Non sono convinto che riusciranno a portare a casa un risultato in termini di eliminare il vincolo che la sovrintendenza ha posto. Se questo non fosse possibile, però, a mio parere dobbiamo fare una battaglia anche qui comune per far sì che questi vincoli siano indennizzati. Non è possibile che una persona che si trova a fare una ristrutturazione a Sappada o in Comelico, a Auronzo o a Cortina debba spendere immediatamente 1.200 o 2.000 euro in più, perché la pratica è più complicata, perché deve andare in sovrintendenza a Venezia, nel nostro caso a Trieste. Deve essere indennizzata. Sacrosanta come richiesta. Visto che abbiamo parlato un po' di turismo, la stagione invernale, la problematica degli impianti è stata risolta? Allora, la problematica degli impianti per quanto riguarda... La proprietà degli impianti. Sì, per quanto riguarda il comune di Sappada è in via di soluzione. L'impianto di proprietà proprio del comune verrà ceduto a Promoturismo Friuli Venezia Giulia, che ha recentemente deliberato la creazione del sesto polo turistico a Sappada. Mi risulta che siano in fase di avanzata trattativa anche i rapporti con i privati per l'acquisizione anche di questi impianti, però di più non so dirle. Sui privati. Ecco, di solito si apre comunque la stagione con questa bellissima idea che era il parco giochi per i bambini. Per Nevelandia, sì. Anche quest'anno ci sarà. Sicuramente ci sarà, anzi io confido che l'intervento di Promoturismo possa migliorare e incrementare l'afflusso in questa struttura che insomma si presta benissimo per la prima neve, per i giochi, per il divertimento. Ecco, a proposito dell'area operativa che contraddistingue questa bellissima vallata, quest'anno avete proposto il golf, anche quest'anno? Quest'anno il golf lì in zona del ristorante Moonshine, su tutto il pianoro, con delle pratiche da parte degli appassionati, con delle gare, delle manifestazioni. Vedo che anche questo è un'attrazione che va molto. Molto velocemente, il palazzo dello sport qualche anno fa collassò sotto il peso della neve, è stata realizzata una struttura provvisoria, ma da molto tempo si parla del nuovo palazzetto. Sì, è uno dei programmi, degli obiettivi della nostra amministrazione, di realizzare un nuovo palazzetto che serva come struttura polivalente anche per le eventuali gare di sci e per tutto ciò che è il turismo invernale. Ci stiamo lavorando anche perché abbiamo in previsione nel 2023 gli EIOF, cioè le Olimpiadi del Fondo, che dovrebbero svolgersi con delle manifestazioni importanti anche a Sappada. Non sono i campionati mondiali di fondo, sono olimpiadi. Olimpiadi dei giovani, praticamente ragazzi di tutto il mondo che vengono a cimentarsi nelle discipline invernali. Un appuntamento molto importante. Direi di sì. Insomma, a onore anche della grande tradizione sul sci nordico di Sappada. Siamo stati con il vice sindaco del comune di Sappada, Valerio Pillerroner, che ringrazio per la disponibilità. Saluto anche Manuel, il sindaco, che so che è sempre molto impegnato. Il mio invito naturalmente ad andare a visitare questa bellissima vallata e tutti i posti che sono lì d'intorno. Grazie per la vostra attenzione e buona serata. Grazie.